Amici di Facebook, buonasera a tutti, benvenuti in questo martedì rovente in Sicilia, afoso e dire poco, siamo immersi in mezzo ai ventilatori. Io sono sempre Francesco Balsamo e sono qui insieme a Rosy. Buonasera a tutti, scusate, mi sono un pochettino accaldata oggi da morire, siamo immersi, cioè praticamente quanti ventilatori ci sono qua, mamma mia. Allora, sembra un set cinematografico. Sono diventato. E siamo qui per presentarvi stasera una ricetta davvero eccezionale, siciliana. Parliamo del, vai tu, del caciocavallo all'argentiera. Caciocavallo all'argentiera è un piatto tipico siciliano, palermitano. Perché lo spiego subito. Sì. Praticamente all'argentiera si narra, o meglio dicono che sia così, che praticamente c'era, c'è chi dice un argentiere, sia uomo che donna, che praticamente aveva questa argenteria. Argentiera dicono che sia la via, insomma, di questa argenteria che esisteva a Palermo, e praticamente si narra che, essendo guardati come persone ricche, ovviamente non erano così ricche, ebbero un problema, caddero in disgrazia, e praticamente voleva, per non far capire al vicinato che cosa, che loro avessero problemi economici, facevano questo caciocavallo all'argentiera. Questo caciocavallo fatto nel modo che noi adesso faremo, e che l'odore ricordava, ho letto la storia, il coniglio alla cacciatora. Sì, quindi perché i vicini pensavano. Sì, perché essendo che ci va l'origano, secondo me anche. Sì, ora lo valuteremo. Dopo questa pillola di saggezza. Perché ogni piatto comunque ha la sua storia. Diciamo tutto, soprattutto in Sicilia. Sì. Siamo molto. Concludo dicendo, così magari ci portiamo avanti, dicendo che questo caciocavallo semi-stagionato, come potete vedere, lo porteremo nelle vostre case, possiamo anche spedirlo ovunque, il caciocavallo dell'azienda Agiaconea, ormai nostro partner, come voi tutti ben sapete. Ma procediamo subito, che già abbiamo parlato troppo. Allora, cosa ci serve per fare il caciocavallo all'argentiera? Allora, innanzitutto il caciocavallo l'abbiamo detto, però noi abbiamo usato questo semi stagionato, però voi potete usarlo anche stagionato o fresco. Non ha differenza. Però forse questo è quello più questo adatto. Questo è quello più adatto, ci hanno detto. Allora, poi ci serviranno l'aglio. E, vabbè, amore, non c'è bisogno, è proprio. No, ma non lo so se non c'è bisogno, secondo me va benissimo. Ah, ok. Allora, hai 2 spicchi d'aglio, origano, sale, pepe, olio extravergine d'oliva, cioè il nostro, quello era assodato. Ovviamente, aspetta, perché qua olio extravergine d'oliva è questo, non questo. No, amore, lì lo vedi, è il rallentatore. Ma ci è arrivato molto dopo. Vabbè, okay. Comunque, olio e aceto di vino bianco. Io già ho messo sul fornello la nostra padella antiaderente, perché ovviamente anche se metteremo l'olio è meglio usare una padella antiaderente già calda, perché tutto è molto molto veloce e molto molto buono. Io direi di procedere subito. Allora, ok, possiamo? Devi. Ok, innanzitutto mettiamo l'olio e l'aglio. Extravergine d'oliva, non fate follie, no, di andare a mettere l'olio di semi qui, perché veramente non avrebbe nessun sapore, perché qui andate a sentire l'olio. Quindi noi siamo hashtag, diceva qualcuno, niente olio di semi. Allora, mettiamo praticamente, io metto proprio l'olio, ma perché dico sempre olio? L'aglio proprio in camicia, cioè con la rispettiva. In camicia, con la camicia, non con la maglietta a maniche corte, come ce l'ho io. Tagliare spesso circa 1 centimetro, io lo faccio a, diciamo, a listarelle così larghe,
Poi voi lo potete fare in qualsiasi tipo di forma, anche tutta intera, come preferite. Non appena io ne facciamo due pezzi. Sì, va benissimo. Ok, magari usiamo questa, cioè, quindi lo tagliamo. Nel tempo che tu prosegui e procedi, perché questo è da vedere proprio procedimento per procedimento, io saluto tutti coloro i quali stanno guardando questa diretta e saluto sempre Gianfranco Lo Piccolo, che ovviamente la mente di azienda a Balzo Francesco, che sicuramente ci starà guardando. E allora, se qualcuno vuole chiedere, nel frattempo ricordiamo che stiamo preparando il caciocavallo all'argentiera. Questo che vedete su questa padella è appunto l'aglio che si sta rosolando con il nostro olio extravergine d'oliva. Ok, non appena facciamo rosolare qualche altro minutino, sì. Poi io lo toglierò, voi potete fare come volete, però la ricetta proprio antica lo toglie. Perfetto. Facciamo scendere l'oro. Nel frattempo ci svegliamo perché sembriamo troppo afflosciati. Quindi il caldo 40. 40, dicono 40, ma saranno, i percepiti saranno 89. Però comunque nel frattempo andiamo subito. Io vado a salutare l'amico Mario Calò che si è messo adesso in diretta e saluto tutti ricordandovi che questa ricetta sarà sempre messa sulla nostra pagina azienda Balsamo Francesco, che vi ricordo assolutamente di seguire a più non posso. Okay. E se vi piace potete anche condividerla, se non vi piace cambiate canale. Dopodiché vai. Allora possiamo mettere su il nostro caciocavallo. Benissimo, saluto inoltre la signora Liliana Melodia che si è messa all'ascolto proprio adesso. Allora, già guarda, qua subito. Mamma mia, mamma mia. Io faccio tre pezzi, amore, lo faccio perché il fornello è quello che è. Infatti. È piccolo, ma noi ne facciamo tre pezzi, però quello lo cucineremo dopo. Perfetto. Così sta proprio scegliendo. Mamma mia, io già sento l'odore e questo caciocavallo devo dire che è buonissimo. La signora Mariangela ci dice, anzi a quest'ora sembra che sta rinfrescando. Evidentemente la signora Mariangela dal cognome carinesissimo Mazzamuto, però dico, dove abita la signora Mazzamuto? Fuori, in montagna? No, non lo so, ma fuori oggi si sta leggermente meglio rispetto... Sì, i percepiti saranno una settantina di gradi. Comunque, ok, andiamo a girare. Io lo giro adesso, anche sì. Se secondo me forse devo stare un altro poco per fare la crosticina. Vabbè, facciamoci fare questa crosticina. Allora, voglio un po' dire, essendo che noi abbiamo un fornello da 10 euro, ormai lo conoscete, e non solo da 10 euro, è molto lento. Sì. La crosticina farà fatica a farlo, ma quando andrete a cucinarlo sul fuoco, tutt'altra cosa. Va bene, ma noi perché così. Io solitamente lo faccio. La nostra è dimostrativa, ovviamente. È una cosa dimostrativa. Nel frattempo, volevo dire, giro. Stasera penso che ci vediate meglio, non siamo immersi nella nebbia dell'altra volta, dico per carità, non è il massimo, però diciamo stiamo migliorando, ovviamente ve lo diciamo. Carattere familiare, però dico piano piano ci stiamo attrezzando per rendervi partecipi meglio di tutto anche a livello visivo, grafico e quant'altro. Mamma mia, perché è un poeta proprio. Allora andremo a condirlo comunque noi dopo, già direttamente sul piatto, non qui sul piatto. Sì, chiaro. Nel frattempo saluto tutti, la signora Matranga che è sempre presente, non se ne perde nessuna. E rispondo anche a Mariangela Mazzamuto e mi dice carini zona gli astrelli. Però magari più fresco e più fresco, ma sempre caldo fa, però speriamo in tempi migliori, non vedo l'ora che viene l'inverno. Fate finta che non vedete. Noi siamo avanti dell'inverno. Pro inverno. Però non lo diciamo perché non poi lo diciamo, voglio andare a mare, poi diciamo allora consideriamo che già questo ad esempio forse non so perché la parte centrale già si è fatto. Quindi. Come vedete deve squagliare o squagliare come diciamo noi siculi, però squagliare dice... per i siculi in italiano si dice sciogliere. Bravi. Sì, però io ci tengo tanto a dirla questa cosa che veniva fatta un pochettino di crosticina su, cioè nei rispettivi lati, però qui non si sta facendo. Sì.
credo proprio sia questa la il fornellino che è quello sì. che è. Nel frattempo permettimi di fare un saluto particolare, saluto l'amico Antonio di Bisacquino, nonché sì. l'azienda Sicilia Struzzi, della quale avete visto il video sia dell'uovo di struzzo sia quello fatto in campagna, in campagna presso la loro azienda, che ci segue sempre. E saluto anche il fratello, che non so se ci sta seguendo, nonché Tommaso Di Giorgio, che a cui rinnoviamo gli auguri per la sua elezione per la terza volta a sindaco di Bisacquino. Evidentemente vale tanto. Assolutamente sì, perché ho seguito tutta la trafila, hanno aggiustato un pozzo dell'acqua, hanno avuto problemi con l'acqua, ma lui è stato sempre presente con i loro concittadini. Quindi bravo, complimenti Tommaso, ti salutiamo, davvero una persona per bene. Quindi qua allora, a che punto siamo? Allora, saluto Cinzia Garofalo, nel frattempo tutta Catania. Non fateci caso della forma, perché proprio sta venendo una cacca, una tutto da vedere. Ma non conta la forma, però non conta il sapore, quello sempre. Sì, dicevo, saluto l'amica Maria Grazia Scandurra e con essa tutta Cireale, verremo presto da voi. Saluto Cinzia e tutta Catania e tutti i nostri clienti catanesi che ci aspettano tremendi, sì, perché a Catania ci sarà l'inferno di caldo e saranno tutti in veranda. Infatti. E quindi allora, che facciamo? Scusami che ti interrompo, altrimenti poi si raffredda, non avrebbe senso neanche la degustazione. Allora, condiamo con origano. Oh, ho dimenticato un passato. Ops, cioè quale? Quello dell'aceto. Ah, quindi senza aceto, quindi devi rifare, ne devi rifare un'altra. Allora, questa è la. Ora ce la dobbiamo salvare. Allora, salviamo la ricetta. Guardate qua, è bella la diretta, perché uno deve essere anche bravo a fare capire. Ma posso anche rimetterlo? No, no, ora glielo spiego io. Questa è la versione senza aceto. Per quelli che non piace l'aceto. No, perché mi voglio salvare. Però ci sono quelli allergici alla. All'aceto. Vero? Non lo sapevo. Giuro, una mia cugina è allergica. Allora, siccome. Quindi, per chi è allergico, okay, allora può mangiare, questa è la versione. Sostenete Rosy, perché ha sbagliato per la prima volta una ricetta. Il caldo ti ha dato alla testa. Allora, io so. Merito un bacio. Cameraman, riprendi questo bacio. Amore, diamogli coraggio. Ti muovi troppo, secondo me, troppo meglio. Infatti la signora Maria Grazia Scandurra, nonché la nostra cliente generale, vuole la versione con l'aceto. Dice, vabbè, fai la versione con l'aceto. Mi dispiace, mi sono un po' persa. Saluti per Umberto Bolignari, il mio amico Umberto, sempre presente anche lui. Allora, ok, dai, facciamo la versione con l'aceto. Versione con l'aceto. Ci siamo svegliati, vedi come dai, ci siamo svegliati. Subito. Cinzia Garofalo dice brava Rosy, quindi dai, ti stanno un po' dando coraggio. Capito, anche a me sbagliato. Infatti. Perfetta. Mi sono un po' persa, vabbè, fa niente. Benissimo, comunque, non fa niente. Però è vero, c'è chi è allergico all'aceto, non ne può mangiare, quindi io mi sto salvando e gli faccio questa versione. Ok. Comunque, rifacciamo. Magari non lo faccio proprio sciolto come questo. Ok, nel frattempo Giorgia ci darà un altro piatto, perché noi lo dobbiamo mettere in un altro piatto. Certo. Quindi Giorgia, procuraci un altro piatto. Nel frattempo il nostro cameraman Carmelo, che saluto, sta inquadrando il procedimento. Allora, togliamo anche l'aglio nel frattempo, perché se no devo mettere l'aceto, non è il massimo vedere l'aglio. Perfetto, nel frattempo il caldo qui si sta continuando a scoppiare. Il nostro cameraman non si deve addormentare sulla padella, perfetto, hanno capito che c'è una palla, benissimo. E il nostro cameraman ovviamente vi vuole far vedere e mangiare, perché qualcuno ha detto, ecco, arriva il piatto, non si vede per mangiare bene, ecco, stasera, proprio, o lo vedi. Ok, benissimo. Allora, ok, dai. Dai che ci siamo, dai. Vabbè, frattempo. Perché poi va condito, in pratica, oggi una ricetta un po' così. Io ti passo l'aceto perché c'è il pericolo. No! No, è giusto. Non lo scordi. Una volta è successo. Ah, è vero. Saluto Angelo Gagliano, nonché amico, cliente e tutta la Germania. Caro Angelo, come stai? Ne fa caldo da voi? Forse da voi no. Voi siete fortunati. Da noi si muore. La signora Maria Grazia Scandurra dice che siamo unici. Sì, effettivamente un Francesco Bonarrosi, forse siamo veramente unici, dai, a parte tutto. Ci mandano cuori, like. Grazie mille, mi mandano un bacio. Allora, mi sono un po' persa, ma fantastico. Allora, facciamo una. Condiamolo qua, così non mi scordo più. Benissimo, dai. Allora,
origano fondamentale, l'origano è fondamentale in questa ricetta, quindi io ne metto un po' di più. Va bene. Okay. Un pochino, proprio pizzichino di sale, perché già è un semi stagionato, quindi già, già è salato, ho suonato io dico a pressione, quindi no, perché soffro di pressione bassa, un pochino io lo metto. Ok, grazie Vincenzo, gentilissimo, è sempre un piacere vedere i vostri video. Grazie. La gente ci ama e di questo siamo contenti. Meno e male. Ce ne culliamo un po', dai. Ok, ci fa molto piacere. Dobbiamo calcolare. Benissimo. Mettiamo questa cosa. Vai con questa cosa, non sbagliare qua. No, vai. Proprio pochino, perché devo leggermente evaporare. Evaporare. Beh. Siccome sapete che Walter lasciato come faceva tipo parli di ventilatore, l'hai visto? No? Cioè, vabbè, questo è un effetto speciale. Allora, facciamo un po' evaporare, per questo non sta evaporando proprio niente. Perché il fornellino è quello che è. Per ora comincia a evaporare nel forno, nel fornello normale, tradizionale, ovviamente evaporerà a go-go. Ok, poi mettiamo anche il pepe, perché sì. Nel frattempo condividete la sta ricetta, no, perché... forse è meglio questa, no? Come no? Allora, eppure io faccio... Eppure la vuoi fare una scommessa con me? Allora... Io sono convinto che questa ricetta avrà tante condivisioni. Vero? Per io sono. No, oh, per pietà. Così. Scommettiamo, cosa scommettiamo? No, allora facciamo una cosa. Se ha meno di. Se ha meno di 50 condivisioni, okay. Per dire un numero, la prossima volta ricucini tu. Se ha più di 50 condivisioni farò la ricetta io. No, aspetta, non lo condivido nessuno, cioè al contrario. Al contrario. Se ha meno di 50. Cucino io, se ha più di 50 cucina Massimo. A fare fatto. A posto, un bacio. Giustamente, okay. La sera la tarda dei baci. Non allora. Mi deludate. Ok, Giuseppina vuole sapere che formaggio è. La nostra cliente, la signora Giuseppina Parisi da Palermo, vi diciamo che questo è il caciocavallo semistagionato. Ha già fatto l'ordine oggi, quindi qualcuno quindi me lo ricorda. Sono tanti, ma me lo ricordo. Allora, io scendo perché già vedi, mostra troppo, questo sì. non diventa più... all'argentiera, non lo so come diventa fondente, come si dice? fonduta di formaggio, fondente è bellissimo. Quello era cioccolato, però allora, andiamo avanti, facciamo così, io non cucinerò finché ci sarà questo caldo, perché a me caldo mi dà la testa. Non è il caso, non hai bevuto, giuro, no! Giuriamo che non sono hai bevuto, sono anche stemia, quindi e infatti, così. Nel frattempo stasera serata dalle grandi emozioni, dalle grandi emozioni e da e siamo veramente internazionali, perché anche il nostro amico Caracus dall'Islanda. Oh, bella l'Islanda. Sapete dove si trova l'Islanda? No. C'è un video che gira. Però dico, l'Islanda è bambino dolcissimo. Nel nord Europa. Ok, perfetto. Ragazzi, abbiamo fatto. Sono quasi emozionata. Vieni qua, saluto nel frattempo l'amico Alfredo Pantò, rinnovando gli auguri, perché la moglie ha partorito, quindi auguri, partorito da poco, quindi auguri. Allora, versione con l'aceto, versione senza aceto, perché poi non è molto differente nel video, cioè nella presentazione, sì. Ma solo il sapore cambia. Perfetto. Quindi noi... No, amore, non così, non andiamo, girare, non andiamo a... da assaggiare adesso, ma guarda che è un qualsiasi, no, veramente per punizione quello senza aceto lo mangio io, dai. Ok, io assaggio questo. Quella con l'aceto, nonché la versione classica per quella per i non intolleranti, l'originale. Ok, per gli intolleranti all'aceto si mangia quella la senza prima aceto. Benissimo. Okay. Quindi andiamo, già vedi, questo si è un po' solidificato, quindi okay. Questo piatto si mangia subito. Presto. Okay. Anche con questi 40 gradi. Benissimo. Allora, noi ormai andiamo alla nostra consueta prova assaggio. Ovviamente lo sapete già, non prima di aver dato un bacio alla mia signora. Anche sudata. Buon appetito. Allora. E qua ti volevo. Pure buono senza aceto. Perché l'ho sempre fatto con l'aceto. Buonissimo. Allora, è stratosferico. Dico, facciamo i complimenti a Casavice e al Giaconino, perché... Buono. Non anche me ne voglio. Questo fa la differenza. Non me ne voglio, ma caciocavallo di un certo tipo, mungitura fatta a mano, l'avete visto come lavorano. E quindi, per volte, Casavice e al Giaconino, top. Un piccolo accorgimento, secondo me c'è quel sale messo di sopra. Allora, no. Posso dare la mia? Dicevo, nel frattempo che assaggio. L'ho assaggiato pure. Ok.
la morte sua è con l'aceto. Ovvio. Perché assaggiato quello non è male senza, però l'originalità è quella. Con aceto e un pizzico di sale, lasciatelo stare, perché quel sale poco ci sta. Ci sta allora? Sì, ci sta. Allora ci sta. Per quello era gusto mio, è giusto. Poi se scegliete il amore, ti devi un po' spostare, ok. Benissimo, bravo. Fermati, bloccati. Se volete farlo con il caciocavallo stagionato, quindi è molto più salato, giustamente, vero? Sì, sì, a voglia. Non gliene mettete in quel caso. In quel caso no, quindi con questo però è inutile andarle a confondere, perché lo dovete fare col caciocavallo semistagionato. Okay. Fresco non se ne parla, perché gli squaglia la padella pure. Scioglie, che è una meraviglia. Sì, col caciocavallo semistagionato, che a sto punto, ormai sanno la nostra porzione di ieri, 12 euro al chilo direttamente nelle vostre case senza costi aggiuntivi di domicilio. Per chi lo volesse spedito può contattarci al 350 099 53 17 o tramite la nostra pagina Facebook Azienda Balsamo Francesco. Ancora per poco, perché signore e signori, per quanto riguarda il sito web è quasi pronto. Manca proprio così, giusto un po', e poi ne vedrete delle. No, anche perché devono anche guardarlo. Sì, dopo. Io nel frattempo riassaggio, perché è molto, molto, io sono amante del formaggio. No, quindi è già buonissimo. Questo come aperitivo, con una birretta, o meglio, con il nostro liquore, buonissimo. Vero? È proprio una bella accoppiamento. Io dico così. Io dico così. Allora, rinnovandogli l'appuntamento ai prossimi video e dicendogli che domani ci sarà una diretta fatta in campagna a dir poco meravigliosa a 40 gradi, domani scialo, come si dice in Sicilia, per gli amici del nord, mi diverto in senso che dove ci sarà da crepare, però voglio condividere questo momento in campagna con voi, quindi domani seguiteci anche nelle nostre dirette in campagna, perché ve l'avevo promesso e ve li farò vedere. Dopodiché, io la scommessa ce l'ho sempre, quella della condivisione che ci siamo fatte noi. Vediamo se martedì si vedrà chi vince. E infatti, vediamo, il prossimo martedì, vediamo se compagni vince. Ma non è che se vinci tu fai una ricetta semplice senza. Decido io. Ah, certo. Se, quindi, se ci saranno meno di 50 condivisioni nella nostra scommessa, abbiamo fatto, farò la ricetta da solo. Se ce ne saranno di più, la faremo insieme. Va bene. Vediamo cosa sceglierà. Niente, noi abbiamo anche già parlato troppo. Vi auguriamo una serena notte. Sperando che dormiate, perché veramente non si respira. Speriamo che i condizionatori e i ventilatori passerà, prima o poi passerà. E niente, vi salutiamo dicendovi che io ci metto sempre la mia faccia anche nei prodotti del caseificio a Giaconia, quindi facciamo così, fallo anche tu, fatelo tutti insieme, lo rifaccio, quindi seguiteci sempre e ci vediamo al prossimo video o alla prossima diretta. Ovviamente non staccare, perché fai un mare di danno, parlo con mio figlio Carmelo, la mamma adesso girerà e lo staccherà. Io saluto tutti. Giro io. Ci pensa Giorgia. Ok. Baci. Baci, bacioni a tutti, alla prossima. Buona serata.